non so se le foto rendano davvero la tragicità quello che è successo. Davvero. Qui c'è distruzione completa. Spettacolo desolante, è veramente uno spettacolo desolante. Ecco, questa è la zona veramente dell'epicentro dell'esplosione. La visuale non è perfetta, però spero si possa intuire quantomeno il livello della distruzione. Al porto. Sto bene, siamo bene, ci stiamo riprendendo piano piano. Mi trovavo a casa con la mia compagna, noi abitiamo a Jetawi, che è uno dei quartieri più colpiti dall'esplosione. Si trova a 1 chilometro dal porto, dall'area del porto. E ci trovavamo appunto in casa e è stato un momento abbastanza difficile, di grande incertezza anche perché nei primi istanti ovviamente non si è capito di cosa si trattasse, se l'origine, quale fosse, eccetera. In questo momento sono per strada, sempre per le strade del mio quartiere, Jetawi, appunto insieme ad amici e colleghi, stamattina in maniera del tutto spontanea ci siamo un po' rimboccati le maniche e siamo andati a comprare spazzoloni, scope e quant'altro per dare una mano a ripulire. Tante persone, ragazzi, giovani del quartiere, si sono organizzati e hanno dato una mano a tutti quanti appunto per iniziare a sistemare. Ecco, le strade sono ancora piene di detriti, di vetri. Io lavoro qui per Fondazione AFSI, che è un'organizzazione umanitaria che è presente nel paese da più di 20 anni con progetti di formazione professionale, educazione, sviluppo agricolo, e appunto lavoro qui con loro da 2 anni. La bomba si aggiunge a una crisi economica fortissima, a una crisi politica anche molto forte. Una crisi umanitaria che dal 2011 ha colpito tutta la regione, la crisi siriana, e quindi è un po' lo specchio di un paese, ma più in generale di una regione che è in questo momento molto, molto in difficoltà, che fa molta fatica, ecco, a ripartire e a riprendersi.